visto con quanta abilità vengono prodotte alcune forme di pane fatte a mano. In questo breve documento, Massimo Bosa ci fa scoprire interessanti risvolti legati al forno a legna. Il combustibile, come possiamo vedere, è costituito da semplici fascine di legna. Tante le virtù di questa legna di scarto, perché proviene dalla pulizia del sottobosco e delle siepi del territorio, e quindi è a chilometri zero. È piccola legna abbondante ovunque. Se non raccolta, va a costituire un intralcio, un degrado del paesaggio ed un pericolo in caso di incendio. A pensarci bene, è una risorsa rinnovabile, oggi tanto ricercata, quindi doppiamente preziosa. La sua raccolta è un lavoro semplice e può essere un'opportunità di reddito, senza dimenticare che il suo utilizzo va ad alleggerire la bolletta nazionale di gas e petrolio. Proviamo per un attimo ad immaginare come sarebbero puliti i nostri boschi se fossero i forni a legna più diffusi. Massimo ci fa notare che il forno non produce rifiuti. Anzi, il materiale di scarto è rappresentato da ceneri e braci, che saranno riutilizzate come carbone vegetale per barbecue. E infine, il calore di questa legna viene recuperato per riscaldare l'acqua ad uso civile. È proprio un ciclo ecologico perfetto. Vediamo ora di capire perché il pane cotto a legna resta morbido per più giorni. Il funzionamento del forno è semplice. La legna brucia con fiamma vivace, la massa del forno accumula calore e quando la cupola diventa bianca vuol dire che il caldo è sufficiente. A questo punto il fornaio toglie le braci e pulisce energicamente con il tradizionale straccio bagnato. È lo stesso procedimento di 2000 anni fa, perché negli scavi di Pompei esiste un forno con stessa struttura. È giunto il momento di inserire le pagnotte già lievitate, che continueranno a lievitare mentre le pietre di mattoni assorbono l'umidità del pane, creando un ambiente ideale per la cottura. La temperatura iniziale di circa 250-300 gradi scende lentamente, con il risultato che all'esterno il pane diventa croccante, mentre nella parte interna resta ancora vivo. In pratica, dal punto di vista biochimico, resta attivo e nei giorni successivi completa il suo processo regalandoci ancora gradevole morbidezza. Vogliamo aggiungere una curiosità: è conveniente impiegare il legno disponibile nei dintorni. Ecco quindi che si usa legno di quercia, di castagno, piuttosto che di nocciolo, ulivo e anche tralci di vite. Il materiale con cui è fatto il forno è poroso ed ha la proprietà di assorbire. Di conseguenza, durante la cottura, esso rilascia delicatamente gli aromi e i profumi del legno, che si ritrovano nel pane. Ecco che in un ideale concorso il pane di Bosa sarebbe in gara come pane morbido, fragrante e al profumo di bosco.